con tutto l'aglio ostino che era corto, non sapendo più cosa fare, ho detto faccio una zuppa, una crema. No, non ero convinto. Ho già fatto il video, quindi l'ho già assaggiata. Quindi stavolta in anticipo vi dico fatela, perché è una delle creme più buone del mondo. Cercate l'aglio orsino, chiedete, trovatelo, è una delle creme più buone del mondo. Ci vediamo, cioè vado a fare il video che ho già fatto, ci vediamo dopo per la degustazione. Facciamo sciogliere un attimino il burro. Al posto del burro potete tranquillamente usare l'olio d'oliva, ho provato, viene buonissima. Aggiungiamo la cipolla tagliata a fettine, un po' come volete, tanto poi frulliamo tutto e facciamo soffriggere, insaporiamo bene il burro. Aggiungiamo l'acqua e a questo punto il dado. Io lo sbriciolo un goccino, mi raccomando non esagerate col dado, il dado non fa benissimo. Ecco, amalgamiamo per un secondo, giriamo e aggiungiamo il sale, regoliamo il sale. Io ormai sono abbastanza pratico, quindi vado ad occhio. Adesso è il turno delle patate. Tagliate a cubetti piuttosto piccoli perché devo precuocere prima, tanto poi andremo a frullare tutto. Cuociamo coperto e 5 minuti prima che le patate siano pronte, più o meno, aggiungiamo l'aglio orsino. Io lo metto senza gambi. Allora, andiamo in cottura ancora per 5 minuti, coperto. Dopo 5 minuti l'aglio orsino è pronto, lasciamo raffreddare un attimo e passiamo a frullare. Non sarà un'impresa facile perché l'aglio orsino tenderà ad attaccarsi al frullatore. Comunque, un po' di pazienza, frullate più o meno a seconda della cremosità che desiderate. Ecco che l'aglio orsino si è affezionato al frullatore, sarà un bel problema lavarlo. Comunque la zuppa è pronta. È buonissima da degustare così da sola, oppure con dei crostini, panna dolce o panna acida. Io la adoro con la panna acida, questa è la panna acida fatta da me, la ricetta la trovate sul mio canale, a partire dal latte naturale, facilissima. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se volete, buon appetito direi adesso. È talmente buona che non ve la risparmio questa.